Adesso abbiamo Giuseppe dell'Università di Ancona. Vai Giuseppe. Ciao a tutti, vorrei ringraziare Massimo, Diego e tutti gli altri ragazzi dell'Università di Padova per questo invito. E sono molto contento oggi di essere qui con voi, di aver protestato, di aver resistito con voi e questo mi fa molto piacere. Dovete sapere che per me i mesi del 2021 precedenti alla fondazione del nostro movimento, alla fondazione di Studenti contro il Green Pass, sono stati un periodo molto duro della mia vita. Mi sentivo spesso triste, isolato e alienato dai miei amici e anche dai miei familiari. Avevo provato a confrontarmi con entrambi sulla situazione, in particolare quello che più avevo a cuore da amante della libertà era appunto la gestione da parte dei vari presidenti del Consiglio che si sono avvicendati della situazione. E quando appunto ho parlato con i miei amici, con i miei coetanei, diciamo, ho adottato un approccio un po' soft, un po' leggero, perché all'epoca avevo paura di essere ostracizzato. Quindi gli ho fatto delle domande innocue, delle domande molto semplici, del tipo: cosa ne pensi della gestione appunto della situazione pandemica da parte del Presidente del Consiglio? Oppure cosa faresti se fossi tu al posto dei vari Conte, dei vari Draghi? Faresti qualcosa in più? Faresti qualcosa in meno? Ovviamente, non c'è neanche bisogno che ve lo dico, le risposte sono state a dir poco deludenti. E sinceramente avrei fatto prima magari a mandare un messaggio su Facebook, sui social, al mentana di turno, oppure al presentatore di qualsiasi telegiornale come il TG1, il TG2, il TG3, tanto i media di regime danno tutti un'unica versione dei fatti e la fonte appunto da cui prendono molti purtroppo dei nostri coetanei è quella, questo pozzo avvelenato, diciamo. Sicuramente non è farina del loro sacco quello che mi hanno risposto. E detto fra noi, considerando certe risposte, non sono neanche sicuro che quella fosse farina. Con i miei familiari invece, siccome non c'era il problema dell'ostracismo, ho deciso di parlare in maniera molto più aperta, di confrontarmi con loro dicendo appunto effettivamente quello che pensavo della situazione. E se l'esperienza che ho avuto con i miei amici, con i miei coetanei è stata deludente, quella che ho avuto con i miei familiari è stata a dir poco terrificante. Praticamente, parlando con loro appunto della situazione, ovviamente le risposte sono state le stesse rispetto a quelle dei miei coetanei, ma c'è stato anche un qualcosa in più. Quando un giornalista ci chiama, non so, fascisti oppure novaz, alla fine ci entra da un orecchio e ci esce dall'altro, perché comunque negli ultimi anni ci hanno abituato a usare appunto questi epiteti per descrivere qualsiasi persona che la pensasse in maniera diversa da loro. Ma quando è tuo padre o tua madre o tua sorella a darti del fascista, a darti del novax, la cosa non ti può lasciare indifferente. E vedere appunto nel momento in cui mi sono confrontato con loro
nei loro occhi il fuoco, la passione con cui mi rispondevano, con cui si schieravano in un certo senso contro di me e a favore di un governo che non hanno neanche eletto. È stato davvero, davvero terrificante. Per fortuna però, da 2 mesi a questa parte, so di non essere più solo, non mi sento più tanto triste, e meno male. Infatti vorrei ringraziare ovviamente in primo luogo Veronica e Filippo per aver creato questo movimento, a loro sarò sempre grato per quello che hanno fatto, e in secondo luogo vorrei ringraziare anche ciascuno di voi e in generale ciascuno studente che ha deciso di prendere in mano il proprio destino e di combattere per il suo futuro, per il nostro futuro e per il bene dell'Italia. Vorrei ringraziarvi perché mi avete dato speranza, mi avete convinto che avevo torto quando pensavo che la nostra generazione fosse perduta. E oggi, secondo me, ringraziarvi non è sufficiente. Voglio, per quanto mi è possibile, ricambiare quello che voi avete fatto per me. Quindi voglio, a mia volta, darvi un po' di speranza. E questo lo voglio fare comunicandovi 2 concetti che secondo me sono molto molto importanti. Il primo concetto è questo: trovare una causa per cui vale la pena combattere è in grado di far cambiare una persona radicalmente e di fargli fare delle cose che prima riteneva impossibili. Potete trovare diversi esempi di quello che vi ho detto nei vari film, nelle varie storie, ma penso che alla fine l'esempio, diciamo, più lampante che adesso vi posso presentare è proprio il mio. Vi ho detto appunto che fino praticamente a 2 mesi fa ero triste, mi sentivo isolato, adesso sono felice. Ma diciamo, questo non è stato l'unico cambiamento. Fino a 2 mesi fa io ero anche molto molto timido. Non avrei mai pensato di fare quello che sto facendo adesso, di parlare con voi. Di parlare con voi appunto senza neanche leggere un discorso, parlandovi non dalla memoria, non dalla carta, ma dal cuore. E quindi, poi tra l'altro, beh, ovviamente quello che vedete adesso, quello che è successo a me, non è successo a me perché sono speciale oppure perché sono una sorta di, non lo so, di messia novax, come direbbero i giornalisti. Ma questo è quello che tra l'altro penso sia successo già a qualcuno di voi, e se non è ancora successo, penso che sia soltanto una questione di tempo prima che vi ritroviate, proprio come è successo a me, a fare delle cose che prima ritenevate impossibili. E parlando di tempo, possiamo ricollegarci al secondo concetto che voglio appunto comunicarvi oggi. E il concetto è questo: le cose che hanno valore richiedono tempo per essere costruite e per essere ultimate. Ultimamente ho letto, non tanto dal nostro movimento, da studenti contro il Green Pass, ma in generale comunque da alcune voci della resistenza, un certo disfattismo, un po' di depressione, no? Perché, non lo so, ancora non abbiamo, non siamo riusciti a cancellare il Green Pass, è finita, moriremo tutti, cose così. Penso che noi oggi, come società, abbiamo perso di vista questo concetto, il concetto della durevolezza e anche il rispetto
del tempo necessario a far sviluppare le cose che valgono davvero e che sono importanti per noi. Ci sono appunto diversi esempi che potete prendere appunto dal passato, che vi dimostrano quello che ho detto, cioè che le cose importanti richiedono tempo. Per esempio c'è il detto: Roma non è stata costruita in un giorno, ci sono voluti secoli. Un altro esempio potrebbe essere quello della Reconquista in Spagna. Infatti verso la fine del 700 d.C. Gli abitanti della penisola iberica, quindi sia spagnoli che portoghesi, avevano perso quasi del tutto la loro patria, era finita nelle mani degli arabi. Gli era rimasta soltanto una piccola striscia di terra vicino ai Pirenei. E loro non hanno risposto con il disfattismo, non hanno risposto con la depressione, non hanno risposto con il moriremo tutti. Ma piano piano, città dopo città, pezzo di terra dopo pezzo di terra, hanno ripreso la loro patria e sono ritornati appunto al posto che gli spettava in quanto autoctoni appunto della penisola iberica. Questo però ha richiesto molto molto tempo, ci sono voluti 800 anni per riconquistare la penisola iberica. E questo appunto vi fa capire che quello che stiamo facendo noi oggi probabilmente non ci darà effetti a breve termine, ma è giusto che sia così, perché le cose di valore richiedono tempo per essere sviluppate e per essere ultimate. Quindi questi erano i due concetti di cui vi volevo parlare oggi. Se pensate appunto come me che siano importanti e che abbiano valore, vi prego di non tenerveli per voi, condivideteli con gli amici, con i familiari e niente, grazie per l'attenzione.